Ok ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di gestione dei carboidrati, ossia andremo a vedere come poter arrivare gradualmente a gestire e mangiare sempre più carboidrati. Ora, non voglio entrare troppo nel merito del perché è utile gestire più carboidrati, non si tratta semplicemente del mangiare di più, però diciamo che una migliore gestione non solo calorica ma anche soprattutto glucidica ha poi un transfer indiretto per quanto riguarda i nostri adattamenti ipertrofici, quindi sostanzialmente diventeremo più grossi. Però come detto ha un transfer indiretto, quindi ci sono determinati passaggi da analizzare in mezzo, però di nuovo non voglio soffermarmici troppo. Se volete un video in merito scrivetelo qua sotto nei commenti, però per il resto concentriamoci adesso sul come fare. Ora, per come fare ci sono determinati passaggi da seguire. Il primo passaggio sicuramente, ma questo vale per tutta l'alimentazione, per tutte le strategie alimentari, è quello di metterci in quella che è la nostra normocalorica teorica, ossia quell'input calorico che è la nostra normoalimentazione, per cui il nostro peso né salirà né scenderà. Per farlo vi rimando al video su come calcolare il dispendio energetico. Generalmente potete applicare delle formule che si trovano in rete, sperimentarle, provare a stare a questa media calorica e vedere come va il peso. Vedendo il trend del peso andrete ad aggiustarlo, quindi se vedete che il peso sale andate a scendere, se vedete che il peso diminuisce andate a salire a livello calorico, e nel momento in cui vedete che il peso si stabilizza allora avrete trovato la vostra normocalorica teorica. Questo set point calorico sarà il vostro punto di riferimento per tutte le strategie alimentari che volete impostare. E non dovete necessariamente andarlo a calcolare e ritrovare poi successivamente. Ora, fatto questo, raggiunto questo set point calorico, non interessa quante proteine e quanti grassi impostate, ma quello che ci interessa in questo momento è di impostare un corretto livello glucidico di carboidrati, che generalmente è di 4 o 5 grammi per chilo di peso corporeo, il che vuol dire che se per esempio peso 80 kg, allora andrò ad assumere dai 320 fino ai 400 grammi di carboidrati. Poi decidete voi dove, però perché questo livello? Perché 4-5 grammi di carboidrati per chilo di peso corporeo sono un livello minimo che qualunque atleta dovrebbe saper gestire. Quindi già se non sapete gestire questa quota glucidica, allora già sapete che dovete lavorare molto sull'allenamento, rimanere sempre e non scendere perché sennò fate più danni che altro, quindi rimanete su questo input glucidico calorico, però lavorate sull'allenamento e mantenetevi in questo input, in questa sfera, in questa alimentazione per un periodo abbastanza lungo, finché non vedete che il peso e la condizione si stabilizzano. Ok, fatto questo ci saremo assicurati di riuscire a gestire una quota minima di carboidrati e quindi da qua non ci resta che aumentare. Ed entriamo così nel terzo passaggio. Il nostro consiglio è quello di aumentare la quota glucidica di 15 fino a massimo 25 grammi di carboidrati ad ogni stallo della condizione. Quindi sostanzialmente vedete che la condizione, lo specchio, il peso stalla per un periodo di 2-3 settimane, allora andate ad aggiungere 15-25 grammi di carboidrati al giorno. Di nuovo aspettate, vedete come va la performance in allenamento, vedete la condizione, lo specchio e il peso, e quando vedete che c'è uno stallo per altre 2-3 settimane, di nuovo altri 15-25 grammi di carboidrati. Ora continuate così ad aumentare gradualmente, ovviamente controllate sempre che la CG ratio sia nel range da 5 a 10, però per questo rimando ad altri video in cui ho parlato del rapporto tra carboidrati e grassi, e continuate gradualmente ad aumentare. Ora, perché questo graduale e lento aumento? Ne ho già parlato sul video dedicato alla massa pulita, alla dieta per la massa. Ecco, si tratta semplicemente di far fronte al fatto che il nostro dispendio energetico, ossia quante calorie spendiamo, consumiamo nell'arco della giornata, è fortemente influenzato dal nostro input energetico. Ossia, se io vado ad aumentare il mio input energetico, dopo un po' di tempo il mio dispendio parificherà i conti. Questo per motivi diretti e indiretti, ossia da una parte il nostro corpo vede che c'è un surplus energetico e vi fa fronte, è perfettamente attrezzato a farlo per motivi di omeostasi, cioè ricerca questo equilibrio grazie a delle manipolazioni ormonali e via discorrendo, ma d'altro canto avrò anche un miglioramento di performance, cioè il soggetto che si allena logicamente va a sfruttare questo surplus per avere un miglioramento di performance, e una performance maggiore, sia in termini di volume, di intensità eccetera, corrisponde ad un output energetico maggiore. Quindi l'idea è quella di aumentare di poco, non troppo perché non voglio ingrassare, ma di poco il mio input energetico e aspettare che il mio corpo aumenti il dispendio. E aumentare il dispendio non vuol dire altro che andare a riuscire a gestire meglio tutti i carboidrati che andremo a dargli. E continuiamo questo gioco per un po'. Fino a quando? Beh, realmente l'idea è quella di aspettare che l'ABF vada ad aumentare un po' troppo. Cioè,
Normalmente durante una qualsiasi fase di massa la massa grassa comunque aumenterà e non vogliamo superare un certo range, però non dobbiamo neanche averne troppo paura. Quindi quando la massa grassa inizia a sfuggirci un po' dal controllo, allora ci fermiamo e qua possiamo utilizzare come strategia quella di inserire un mini cut, ossia un breve periodo di definizione, ma per questo rimando al video che ho dedicato proprio al mini cut. Quindi continuiamo ad aumentare fino a questo stallo, eventualmente inseriamo un mini cut e possiamo utilizzare questo gioco quante volte ci pare e vedremo che anno dopo anno, periodo di massa dopo periodo di massa, arriveremo a gestire sempre più carboidrati. Ora detto questo, ci sono altre strategie che possiamo utilizzare. Ecco, la prima in assoluto è quella di impostare un corretto timing di nutrienti, ossia scegliere come impostare, come distribuire i nostri macronutrienti nell'arco della giornata. E per questo ho già parlato in un video dedicato proprio alla gestione dei macros nella giornata alimentare, però l'idea di base è quella di concentrare circa il 50 fino anche al 70% della quota glucidica nella pre-workout nutrition, quindi tra il pre, l'intra e il post-workout. Quindi per esempio se di nuovo peso 80 kg e inizio con 400 grammi di carboidrati, allora 200, il 50% facciamo, lo vado a inserire in quest'arco temporale, quindi magari 80 grammi di carboidrati nel pre-workout, 40 grammi nell'intra-workout e altri 80 grammi nel post-workout. Un'altra strategia che possiamo utilizzare è quella di utilizzare degli integratori che migliorano la sensibilità insulinica e la nostra capacità di gestire i carboidrati, quindi per esempio la cannella, l'acido alfa-lipoico, la berberina, che ultimamente sta andando tanto in voga perché negli studi viene addirittura comparata alla metformina, un farmaco per i diabetici. Ecco, tutti questi integratori sono sicuramente ottimali, però devono essere visti come un quid pluris, quindi non mi va di concentrarmici troppo perché a noi non piace puntare tanto sugli integratori. Se volete sicuramente un video scrivetelo qua sotto, però ci sono degli integratori che possono aiutare, diciamo, sappiatelo. Detto questo, l'ultimo punto è quello di impostare una carb cycling, ossia dividere tra giorni on di allenamento e giorni off. Ovviamente i giorni on avranno una maggiore quota glucidica, i giorni off una quota glucidica minore, ma di nuovo di questo ho dedicato un video. L'idea di base è quella analoga al timing dei nutrienti, ossia andare a dare più carboidrati in un contesto, in una finestra temporale in cui il nostro corpo li necessita, quindi li utilizzerà più di buon grado. Niente ragazzi, questi sono dei consigli flash su come poter gestire al meglio i carboidrati. Come detto, iniziate da una determinata quota glucidica, aumentatela gradualmente dando tempo al vostro corpo di adattarvi e di poterlo gestire al meglio, e se necessario utilizzate degli integratori, impostate una cycling di base, impostate un corretto timing dei nutrienti e già questi accorgimenti vi possono permettere di gestire sicuramente una quota maggiore di carboidrati. Però vorrei soffermarmi su un punto molto più importante, ossia che da questo discorso può sembrare che per gestire al meglio i carboidrati il focus deve essere impostato su tutte queste strategie alimentari, che sicuramente può essere vero, però in realtà il motivo di base per cui voi non state gestendo tanti carboidrati è un altro, ossia il fatto che non vi allenate propriamente. Questo perché un allenamento che sia prima di tutto qualitativo e poi successivamente anche abbastanza quantitativo, ossia meno male voluminoso, da solo vi permette di ottimizzare la gestione dei carboidrati. Ossia, se vi allenate in un certo modo, se migliorate da un punto di vista di performance, migliorate la vostra capacità di performance sulle quattro variabili, ecco, già questo vi permette di gestire praticamente quanti carboidrati volete. Ovviamente dovete proporzionare tutto quanto, ma perché questo? Perché nel bodybuilding realmente l'alimentazione deve essere funzionale all'allenamento, ossia a me non interessa gestire tanti carboidrati per mangiare tanto, ma mi interessa gestirli di più perché poi questo è un transfer a livello di allenamento, a livello di performance, e quindi banalmente il discorso è che se la mia performance aumenta avrò bisogno più di carboidrati e quindi logicamente la mia capacità di gestirli migliorerà. Quindi niente ragazzi, questo è tutto, io vi invito come al solito a cliccare qua e iscrivervi al nostro canale YouTube se non l'avete già fatto, seguirci sulle nostre piattaforme ed in particolare Instagram. Come al solito vi ricordo che è uscito Zeus, il nostro programma di allenamento annuale, quindi se vi va andate a darci un'occhiata, e con questo vi rimando sostanzialmente al prossimo video.